Guarderemo nella catechesi biblica proprio il fatto della Pentecoste, non perché uno più cose capisca, poi meglio lo Spirito Santo possa entrare in noi. Chi ha fatto l'esperienza di Dio vedrà che più afferra Dio per un verso e più lui ti sfugge per l'altro. Dio mai si fa gestire da noi. Mai lo possiamo inscatolare nel nostro cervello per dire ho capito come funziona, adesso ci penso io. Dio è sempre nuovo, quanto sono superiori le mie vie e le vostre vie, dice il Signore. Dice quanto è alto, quanto dista il cielo dalla terra, tanto i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. Questo anche il più alto dei santi si trova sempre a KO di fronte alle scelte di Dio che sono superiori a quelle nostre e ci chiamano sempre a conversione. Mai, mai, mai il Signore ce lo possiamo mettere in saccoccia. Quanto è vera questa realtà. E esempio della natura. Per noi della terra, guardare il Monte Everest dal basso, mamma mia, 8.000 metri, e chi ci arriva lassù in alto? Quanti sono morti con la speranza di poterci arrivare e non ci sono arrivati? Pochissimi ce l'hanno fatta, e quelle persone sono proprio espertissime, cioè, dal punto di vista fisico della natura. Significherebbe dire, uno che è santo arriva qui sulla terra, una vetta di santità altissima, pensiamo a un San Francesco, un Padre Pio con le stimmate, una Santa Caterina da Siena con le stimmate invisibili, Santa Rita con la stimmata, quindi a livello di anima vittima, a livello di configurazione con Gesù Cristo nel modo più profondo che possa esistere su questa terra, ecco, quindi più alto noi, chi ci arriva mai a fare una fatta San Francesco? Chi ci arriva mai a fare la fatta Padre Pio? Impossibile per noi. Beh, allora, non basta, cioè, basta guardare manco da tanto alto. Se uno sta sulla Luna, quando guarda la Terra, la vede perfettamente piatta. Il Monte Everest è una sfera insieme a tutto il resto. Perché da tanto in alto non si vede la differenza per quanto possa essere alta su questa terra. Figuriamoci invece stare dalla Luna, stare su un altro pianeta o su un altro sistema solare, proprio l'altezza del Monte Everest è zero assoluto, è piatto, terra piatta. Allora ecco, l'altezza del più grande santo, visto dal punto di vista di Dio, è uguale a quella di qualsiasi altra persona. E anche per il santo più elevato vale la stessa espressione, le mie vie non sono le vostre vie, tanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri. È vero che è così, Dio è grande in questo modo. E allora, quando noi andiamo ad affrontare la Bibbia, lo facciamo perché per capire qualche cosa con la nostra mente, con il nostro cuore, ma non perché possiamo afferrare il mistero dello Spirito Santo e gestirlo a nostro piacimento. Casomai proprio il rovescio. È per lasciarci afferrare dello Spirito Santo e cominciare a vivere la vita cristiana guidati da Lui. Allora, adesso andiamo al nono giorno della novena, anzi il decimo, quando quindi Gesù realizza questa promessa. E se vi ricordate, abbiamo detto che a quei tempi nel popolo ebraico c'era una festa che si chiamava Pentecoste. La festa della Pentecoste ebraica, vedete quante belle, aveva uno strato precedente naturalistico, poi veniva quella dell'Antico Testamento ebreo, e Gesù Cristo utilizza queste due cose per farci la festa dello Spirito Santo.
ogni strato precedente a quello che Dio ha fatto è un anticipo, un'ombra di quello che doveva venire. Per questo è importante capirne anche la storia precedente, così si capisce meglio quello che ha fatto Gesù a Pentecoste. Allora, il primo livello della festa di Pentecoste nell'antichità era quella, ecco, Pentecoste anche da noi viene fine maggio, i primi di giugno, viene quando la stagione è bella. Il mese di giugno è quello più assolato che c'è, perché lì c'è il solstizio d'estate, con il giorno più lungo dell'anno e la notte più corta dell'anno. E a quei tempi, qui siamo tanti anni fa, da noi si raccoglie, quando si raccoglie San Giovanni, quando è 29 giugno, a quei tempi si raccoglieva anche prima, per cui la festa di Pentecoste era la festa del raccolto, dell'abbondanza. Vi sono dei salmi della Bibbia molto belli a questo riguardo, che dicono così, che quando il seminatore va a seminare, nell'andare getta la semente e soffre e piange. Per quale motivo? Perché del grano rimasto c'è soltanto ormai pochi sacchi. Cioè, privandosi di quelli si rischia, ci sarà un raccolto, non ci sarà, sarà bel tempo. Allora è un rischio la semina, il raccolto, se va bene, sarà fra quasi un anno, fra diversi mesi. E allora, quando si getta via, quando si danno fondo alle scorte, si soffre, si rischia. Il seminatore nell'andare getta la seme e piange, getta la semente e piange. Poi, quando invece è il momento del raccolto, il grano è cresciuto, ogni chicco ha dato come minimo 60-80 chicchi, e ancora di più perché ogni chicco non dà soltanto uno stelo di grano con la sua spiga, ma più steli di grano con più spighe. Quindi da 100 sacchi di grano sono diventati 8.000, 10.000, qualcosa di meraviglioso. E allora il contadino è contento, perché vede l'abbondanza, il frutto, il momento del raccolto. Allora, le nostre società rurali di pochi decenni di anni fa, perché non è che mi sono chissà dove, per vedere queste cose, dice, quando si raccoglieva, ogni sera era una festa, si ballava, si cantava a casa di uno, a casa di un altro, perché i contadini si aiutavano insieme per fare il raccolto, tutti raccoglievano prima il terreno di uno, poi il terreno di un altro, si davano una mano. Ogni sera si faceva festa, festa perché era l'abbondanza. Allora, la festa numero uno della Pentecoste è la festa dell'abbondanza, della raccolta della natura. L'abbondanza significa si mangerà per un altro anno, si sta bene, c'è una sicurezza, il pane è assicurato per un altro anno. E il popolo di Israele in questi tempi della Pentecoste naturale, del mondo, della natura, del ciclo della natura, invece ci aggancia il fatto del dono della legge sul monte Sinai, con Mosè che andando incontro a Yahweh riceve sulle tavole della legge. E qui si tratta allora di un'altra abbondanza, di un'abbondanza non materiale ma spirituale, nel rapporto con Dio. Allora festeggia nella festa di Pentecoste, secondo il calendario ebraico antico dell'Antico Testamento, la festa del dono della legge sul monte Sinai. Quindi l'abbondanza delle messi, del raccolto, diventa l'abbondanza del dono di Dio. Gesù Cristo dà il terzo scalino a questa festa, perché la legge di per sé stessa non salva nessuno, senza lo spirito la legge è lettera morta. Che cosa succede? Gesù Cristo dà, nell'occasione di Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. E vedete ancora una volta che Gesù, proprio da grande architetto, matematico, ingegnere, perfetto, che mette tutto a posto fino ai minimi dettagli, approfitta della festa di Pentecoste, 10 giorni dopo la sua ascensione al cielo, tutto dice, allora risorge, 40 giorni,
appare perché 40 e non 30 e non 50, che 40 è il numero ben specifico nella storia della salvezza, e dopo i 40 giorni, 9 giorni e poi la Pentecoste, tutto rispecchia un piano divino meticoloso, preparato, perfetto fino nei minimi dettagli. E allora cosa succede? Che mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste si trovavano insieme nello stesso luogo tutti gli apostoli, i 12 ed altre persone, circa 120 persone. E il giorno nel nostro calendario comincia a mezzanotte. Adesso siamo venerdì e siamo le 9:40 circa, giusto? Quando sarà mezzanotte, finisce il venerdì, mezzanotte un minuto, 001, comincerà il sabato. Invece per gli antichi, quando arrivava la sera, finiva il venerdì, quindi sarebbe già finito da qualche ora, secondo la mentalità di allora, e cominciava il sabato. Allora, mentre sta compiendosi il giorno di Pentecoste, si trovano tutti insieme nel suo luogo. Quindi la sera c'è questa riunione e lì avviene un fatto. Vedete, questa è la cosa bella, non né deciso né provocato da nessuna persona. All'improvviso venne dal cielo un fragore, quasi di un vento che si abbatte impetuoso, che riempì tutta la casa dove si trovavano. Poi apparvero lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Allora, vedete questa cosa qua. Noi rischiamo di credere che il nostro Dio sia un Dio che non parla e non fa e non sia capace di fare nulla. Rischiamo di avere un rapporto con Dio come ce l'avevano gli antichi con i loro dei, raffigurati magari con statue fatte benissimo come architettura, come se erano di pietra come scalpellino, se erano di legno come pittura, come incisione, però come dicevano gli ebrei, queste statue hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno bocca ma non parlano, hanno narici ma non respirano, non c'è nessun abito di vita in loro, perché sono immagini fatte da mani d'uomo, non sono dei. Il nostro Dio non è così, non è stato fatto da mani d'uomo ed è vivo, e vede, e parla, e sente, e respira, e fa le cose. Allora, guardate questa cosa qua. Quando noi diciamo nella preghiera del Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, se non abbiamo capito come è fatto Dio, rischiamo di fare una preghiera dove ci preoccupiamo tantissimo di esserci dati la zappa sui piedi da soli. Ma che cosa vorrà Dio da me? Sia fatta la tua volontà, cioè, come posso essere sicuro di quello che Lui vuole da me? Che Lui vuole una cosa buona per me, che Lui non mi vuole fare, che non voglia che io soffra, che Lui voglia che le cose mi vanno bene. Oppure sia fatta la tua volontà, ma che significa? Che uno si deve mettere così, come vanno le cose, si rassegna a quello e basta. Si mette nel ciclo dello svolgimento delle cose, nel ciclo naturalistico. Ma Dio è così zeppo di idee, di voglia di fare, di iniziative, che supera la nostra capacità di stare al suo passo. Quando diciamo che vogliamo fare la sua volontà, anzi la vogliamo fare così bene come la fanno bene gli angeli in cielo e i santi, ci diamo veramente da pensare, nel senso che noi non ce la faremo mai a stare al passo di Dio per tutte le cose che Lui inventa e pensa vuol fare su di noi, attraverso di noi, sugli altri. Perché Dio è un Dio creativo, perché è un Dio inventivo, Dio fa di più di noi, Dio è più vivo di noi, la sua vita è più intensa della nostra vita. E allora
Vedete, questo fatto della Pentecoste non è deciso dagli apostoli, non è nemmeno impetrato, cioè chiesto e ottenuto dagli apostoli, ha soltanto un'origine divina. È Dio che lo vuol fare e lo fa nelle forme che vuole Lui. Nessuno gli ha suggerito, nessuno gli ha chiesto di farlo in un modo particolare. Lo fa così e Lui sa perché è fatto così. Che significa che Dio su di noi agisce e sa bene come fare, come prenderci, come parlarci, come guidare la nostra vita. Forse siamo noi che non ce ne accorgiamo, ma non è da parte sua l'incapacità di comunicare con noi. Allora, Dio, vi ho detto prima che lo Spirito Santo non ha corpo come Gesù di Nazaret, quando viene mandato in forma spirituale. Capite? Lo Spirito Santo non si incarna, non diventa una persona umana come il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio, per venire nel mondo, si è incarnato, è nato, cioè Gesù di Nazaret, figlio spirituale attraverso il grembo di Maria, è diventato Gesù di Nazaret. Lo Spirito Santo lo stesso è stato mandato dal Padre come il Figlio, ma non è diventato Spirito Santo di Nazaret, non è diventato uomo, è rimasto spirito. Però per farsi vedere e sentire che Lui è venuto, usa dei segni, delle forme sensibili. Allora, qui ha usato alcuni segni, in altre occasioni userà degli altri, e ogni segno sensibile che Lui usa ha un messaggio dietro, ha un significato. Allora, venne all'improvviso, l'improvviso significa non previsto, imprevedibile. Nessuno sapeva che alle 17:45 arrivava lo Spirito Santo, non lo sapeva nessuno. All'improvviso, vedete, anche qui si utilizza come diceva sempre Gesù Cristo: vegliate e pregate perché voi non sapete l'ora. Dio agisce, quando agisce ci becca sempre impreparati se non siamo vigilanti. La nostra vita in spirito è una vigilanza continua, tesi, attendendo la manifestazione di Dio. Chi non è così, quando non è pronto, non è vigilante, quando viene Dio, non ce la fa ad afferrarlo, perché già è passato, chi non era pronto non ha il tempo di prepararsi per afferrarlo. Allora Dio viene all'improvviso, un fragore simile a un vento che si abbatte impetuoso. Ecco, qui viene il fatto del soffio, che in ebraico si dice ruach, già la parola da, dice l'immagine del soffio. Lo Spirito ha come un termine paragone terreno, uno dei tanti termini, il soffio del vento, perché il vento è e resta invisibile. Noi stiamo qui, viviamo perché c'è un'aria che stiamo respirando. Qualcuno di voi, qualcuno di noi qui vede l'aria che c'è? Nessuno la vede, eppure c'è. Se qualcuno togliesse l'aria che sta qui dentro, moriremmo soffocati subito. Ci viviamo di quest'aria, eppure nessuno vede che c'è. L'aria però la sentiamo quando, sotto forma di soffio, ci investe. Lo Spirito ci sta, viviamo di Lui, nessuno se ne accorge. Quando Lui, sotto forma di soffio, ci investe, allora lo sentiamo. Sentire lo Spirito. Qui non si tratta quindi di un'invenzione che uno fa col suo cervello e si inventa lo Spirito. Non è un lavoro di fantasia, non è un lavoro di affettività malata, di sentimentalismo. No, è sentire. Io con la mia mano, attraverso il tatto, sento questo tavolo. È una realtà oggettiva, non me la invento.
Allora così sento il soffio dello Spirito. Quando lo Spirito mi investe, lo sento. Quando mi passa su di me come soffio, lo sento. Allora, una delle prime esperienze che si fanno dello Spirito Santo è il sentire lo Spirito. Questa è una delle tappe prime in assoluto. Sentire lo Spirito. E questo è per tutti. Non c'è uno più santo, questo è in assoluto per tutti. Sentire lo Spirito. Allora, questo soffio si sente e riempì tutta la casa dove stavano gli apostoli. Allora, soffio che riempie, che dà la pienezza. Uno che riempie la pentola ha messo la pienezza nella pentola, l'ha riempita. Quando lo Spirito soffia, ci riempie, ci dà la pienezza, sta dappertutto, non manca nulla. Lo Spirito prende tutto in noi. È vero o no? Quando si prega che si percepisce la presenza dello Spirito, quella prende tutto, dà la pienezza al momento di preghiera che stiamo vivendo. Altro modo di manifestarti dello Spirito, all'improvviso, delle lingue di fuoco. La lingua, ecco, chi ha l'immagine del fuoco, il fuoco si alza in alto sotto forma di lingue delle fiamme che si alzano, non la lingua, le lingue di fuoco, lingue di fuoco. Però, allora, queste lingue, invece di andare verso l'alto, come il fuoco, quando il rovescio, dice, da un fuoco centrale si dividono queste lingue e si posano, ogni lingua sono degli apostoli su ogni persona lì presente. Allora, una massa di fuoco composta da tante lingue, queste lingue si dividono e vanno ognuna su ogni persona presente. Che significa? Allora, per esempio, quando ognuno ha ricevuto una lingua di fuoco, riceve da Dio una lingua per esprimersi nello Spirito, una lingua spirituale. Cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Allora, lo Spirito, quando viene nella persona, gli dà la facoltà di parlare una lingua nuova, non l'italiano, il tedesco, il francese senza averlo studiato a scuola, una lingua propria, personale, attraverso la quale comunicare con Dio. Questa è una cosa che avvenne solo agli apostoli o era una cosa comune a altre persone? Vi ricordate Domenica Cornelio? Quando Pietro fu portato a predicare il Vangelo a Cornelio su sua richiesta, Cornelio e gli altri romani che credevano in antichi dei pagani, tutta un'altra cultura, niente preparazione dell'Antico Testamento, storia di Mosè, Abramo, Isacco, Davide, niente di queste cose, ascoltano Pietro che parla di un certo Gesù di Nazareth. Mentre lo ascoltano, cominciano a parlare in un'altra lingua. Pietro vede questo, e dice, ma come? Sui pagani è sceso lo Spirito Santo come a noi il giorno di Pentecoste. Mentre annunciavo a loro il Vangelo, non avevo manco finito di annunciare il Vangelo, e già la loro Pentecoste si era realizzata. Ma allora il dono dello Spirito è anche per i pagani. Per Pietro questa era una scoperta grandiosa. Per noi oggi è scontata una cosa, che il dono dello Spirito è per tutti. Ma per quei tempi sembrava che fosse solo per gli ebrei, che erano il popolo eletto. Per accettare e digerire questa cosa, Pietro e gli altri ce l'hanno messo di tempo, poi alla fine ce l'hanno fatta.
Da che cosa hanno riconosciuto Pietro e i suoi collaboratori che lo Spirito Santo era sceso dentro il cuore di Cornelio e degli altri? Dal fatto che si erano messi a parlare lingue nuove, lingue spirituali. Allora, questa capacità di parlare lingue nuove è, diciamo, una delle cose prime, tra le più immediate, le più semplici, le più belle, le più accessibili a tutti, del dono dello Spirito Santo nella sua venuta in noi. Capito? Ognuno una sua lingua spirituale, la lingua di fuoco, una lingua per ognuno. Altra lettura di questo fatto: queste persone che noi presenti, ce ne erano tante, però c'erano i 12 apostoli, i quali dovevano annunciare con la parola il Vangelo di salvezza. Le parole che devono uscire da quelle bocche devono essere parole forti, incisive, capaci di penetrare il cuore degli ascoltatori, di convertirlo a Dio. Occorreva a ciascuno degli apostoli una lingua di fuoco per poter far questa, una lingua capace di incendiare il cuore degli ascoltatori. Lingua di fuoco. Non è una meraviglia questa? Allora lo Spirito Santo scende sotto forma di lingua di fuoco su ogni persona. Ogni persona parla con la lingua nuova spirituale. Gli apostoli hanno una lingua di fuoco per annunciare il Vangelo. E la lingua di Pietro è così infuocata che da lì a poco, vediamo versetto 14, si mette a fare un discorso pubblico. Come finisce questo discorso? Quel giorno furono aggiunte alla comunità circa 3.000 persone. Una predica ha convertito 3.000 persone, Pietro. E quando predico faccio addormentare tante persone. Pietro riuscì a farli convertire 3.000 con una predica sola. Beh, accidenti se non aveva una lingua di fuoco, Pietro. Infuocatissima di Spirito Santo, ardente. Questa è la lingua di fuoco. Guardate che poi il diavolo ai suoi figli fa lo stesso al negativo. Dà ai suoi figli lingue dannate, sia proprio come fenomeno soprannaturale, per esempio un posseduto in stato di possessione diabolica durante l'esorcismo parla una lingua che non appartiene a questo mondo, le lingue dei dannati, oppure si mette a parlare il greco antico, il latino, altre lingue di questo mondo senza che il posseduto l'abbia mai studiata. Ma uno che non è stato di possessione, ma la cui lingua è ispirata dallo spirito del male, quando parla e ne dice di cattive, si vede proprio l'ispirazione maligna per le cattiverie cocenti, taglienti, dolorose, riesce a esprimere e a tirare fuori quelle parole. E da lì viene venuto fuori il famoso proverbio che dice: uccide più la lingua che la spada, perché fa malissimo. Una lingua ispirata dallo spirito del male è una lingua infuocata alla rovescia. Una lingua, allora, se è rovescia, è una lingua non infuocata, ingelata, inghiacciata. Così significa. Come, allora, gli occhi di una persona buona, siccome gli occhi sono lo specchio dell'anima, sono occhi che parlano di cielo, uno sguardo sereno, sorridente, che ti infonde pace, guardando. Gli occhi di una persona cattiva ti gelano. Cioè, perché ti dice che l'ha ammazzato con uno sguardo. Uno sguardo cattivo ti fulmina, ti mette un gelo di dentro. Perché quello sguardo trasmette la cattiveria e colui che la gestisce, che sta dentro il cuore della persona. Allora, così. Quindi questa prima cosa, questo primo effetto dello Spirito
è un fatto di il vento, il soffio che riempie e dà a ciascuno una lingua attraverso la quale parlare, esprimersi in maniera soprannaturale, una lingua di fuoco per l'annuncio dell'Evangelo. Ma qui siamo ancora a cose esterne, perché per poter esternamente dire questo, prima internamente è successo qualcos'altro. La Pentecoste innanzitutto è un mistero di conversione. Cosa significa? Guardate questa cosa quanto è bella. E quando Gesù è venuto nel mondo, è stato insieme agli apostoli, li ha chiamati a sé, vivevano insieme, mangiavano insieme, andavano a predicare insieme, dormivano sotto lo stesso tetto e così via. Gesù era con loro. Quando scende lo Spirito Santo, da quel giorno in poi Gesù è sceso in loro. Un conto è averci davanti agli occhi, farci le cose, parlarci. Un conto è avercelo dentro. Lo Spirito Santo ha fatto agli Apostoli quello che ha fatto a Maria il giorno dell'Annunciazione. Lei ha creduto alla parola di Dio, lo Spirito Santo gli ha fatto incarnare Gesù Cristo nel grembo. In ogni Pentecoste ha fatto incarnare Gesù non nel grembo, nel centro del loro cuore. E di San Paolo, che lui non aveva conosciuto Gesù Cristo con gli altri apostoli, perché lui era fuori di Gerusalemme, era troppo giovane, qualche anno dopo, dice: io non ho conosciuto Gesù Cristo secondo la carne, dice lui, ma se anche l'avessi conosciuto secondo la carne non ci farei nulla, perché oggi lo conosco secondo lo Spirito risorto, lo sperimento in me. Che ci faccio se l'ho conosciuto secondo la carne? Quanti di noi cadono nell'errore di desiderare un'apparizione del Signore? Certo, se uno vedesse Gesù Cristo sarebbe molto più facilitato nella fede, il rapporto diventa con una persona, se tu dici una cosa la fai, e invece, non so, dice, per capire la propria vocazione, dice, se uno appare Gesù Cristo e gli dice: io ti ho scelto per diventare frate, allora vai a farti frate nell'ordine dei Francescani come San Francesco d'Assisi. Allora uno lascia tutto, perché Gesù gli aveva detto. Ma quello è, vatti un po' a capire, senza che Gesù Cristo lo vedi, senza che Gesù Cristo te lo dica, ma basandosi su quello che uno sente di dentro, che quella è la strada che uno deve seguire. Dal punto di vista umano è più elevata la persona alla quale appare Gesù Cristo e poi Gesù dice che deve fare quello, lo fa, o quello che uno che si fa frate perché sente dentro di sé, attraverso l'attrazione al Signore, che la sua vita è quella lì e sceglie quello perché lo sente dentro di sé. La scelta più elevata, più profonda, più umana, più forte, chi la fa? Quello che sceglie perché la sente dentro di sé. Beati quelli che, pur non avendo visto con gli occhi del corpo, crederanno. Quelli sono i più importanti, che sono spiritualmente più elevati. Allora questo è l'importante. Per noi adesso il rapporto con Gesù Cristo è quello secondo lo Spirito, non secondo la carne. Nessuno di noi ha conosciuto Gesù Cristo nella carne, cioè il Gesù di 2000 anni fa. Abbiamo qualche rimasuglio di lui attraverso la Bibbia, attraverso qualche cenno storico, ma quello che è invece importante per noi e quello che conosciamo oggi di Gesù Cristo è aver conosciuto Gesù Cristo secondo lo Spirito, quello che lo Spirito Santo ci ha donato, che lo Spirito Santo ha creato in noi. E su questo punto basteremo la prossima catechesi approfondendo questa grande realtà.
Eccola in piedi. Signore, ti preghiamo, benedici tutti quanti noi e mettici in cammino perché lo Spirito tuo possa lavorare con pienezza in noi e aprirci, svelarci, renderci partecipi dei grandi misteri del Regno dei Cieli. Attraverso l'intercessione di Maria Santissima ci benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Amen. Andiamo, buonanotte a tutti.